ipotizzare che il mediatore nominato sia uno, ma la norma non esclude che i mediatori possano essere più di uno. Facendo diventare questo mediatore non più un soggetto unico, ma un collegio composto da due persone, e dicendo al responsabile dell'organismo: mettimi accanto un nuovo mediatore, un altro mediatore, che abbia una particolare competenza nell'interno della materia, perché deve aiutare me a capire cose che in assenza della competenza tecnica non sono in grado di capire. Deve aiutare me a capire cose che in assenza della conoscenza tecnica non sono in grado di capire. E io, grazie a questi nuovi occhi con i quali riesco a guardare la controversia, aiuterò le parti a trovare un accordo. Ecco che a volte ci sta perfettamente la coesistenza di un mediatore abile comunicatore e fortemente carismatico e capace di avere nella breve durata di una mediazione, gli incontri di mediazione durano qualche ora, una mediazione dura 3 mesi massimo, il primo incontro davanti al mediatore nei primi 30 giorni, i tempi sono molto serrati. È vero che in questi 3 mesi si possono fare tutti gli incontri che occorrono, ma le tecniche che stanno alla base del nostro lavoro ci insegnano che meno incontri facciamo e più è probabile che noi si possa essere davvero il veicolo tramite il quale le parti possano trovare un accordo. Le mediazioni, quelle stressate, che si portano avanti in tanti incontri, magari di breve durata, ma tanti incontri, quando io le guardo prima che si concludano, gli metto già una croce sopra, perché so che non si concluderanno con l'accordo. Le mediazioni si concludono o al secondo o al terzo incontro, dal quarto in poi sono perdute. Quindi se occorre dedicare un'ora in più, la dedico nell'incontro che si sta consumando, non faccio un rinvio per rimandare tutto alla volta successiva. Questo è un grande valore aggiunto per le parti. Le parti, anziché essere incastrate in un giudizio che può durare dai 3 ai 12 anni, in base a quanti gradi andrò ad affrontare, sanno che dai 2 ai 3 incontri possono risolvere definitivamente una controversia di natura civile, magari annosa, magari fortemente coinvolgenti i rapporti emotivi, pensate alle divisioni patrimoniali derivanti dal cessione ereditario o comunque che coinvolgono patrimoni familiari o nel nostro tessuto economico controversie tra soci di attività economiche. Qua guardiamo dalla finestra le prime aziende. Per me l'azienda è il barista che c'è qua sotto, il signore che gestisce la piattaforma con il patinaggio sul ghiaccio, chi ha messo le luci di Natale qui. Queste sono aziende, aziende composte da 2, 3, 4, 5 persone, che però in realtà nel nostro territorio rappresentano l'economia. E lì litigano due soci che magari sono due fratelli, cosa facciamo? Facciamo una CDU del valore della quota di recesso. Fra 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, questi litiganti hanno perso i clienti, hanno perso il valore. Fra 2 anni, 1 anno e mezzo, il CDU che verrà nominato dal tribunale valuterà il bilancio di 3 anni prima, ma di questi qua sono già morti. Professionalmente parlando. Ecco perché se di CDU si parla, se ne parla in mediazione. E se la CDU viene fatta in mediazione oggi, con la giurisprudenza che ci aiuta, che ci sta aiutando, è possibile che possa essere anche riutilizzata in un possibile giudizio successivo. Ma quando si fa una CDU in mediazione, la si fa non per riutilizzare il giudizio, la si fa per trovare l'accordo. E quindi vi dico tre strade ci sono se il mediatore ha sete di conoscenza tecnica ed è un attimino bloccato. Primo, sarebbero 4. Primo, la vera prima. Vedere se si può fare a meno di questa conoscenza tecnica per trovare l'accordo. A volte, e questo soprattutto i tecnici, i mediatori hanno una forte difficoltà in questo, vedono la consulenza tecnica come una strada obbligata. Il non tecnico, se vede che l'aspetto tecnico è importante, la valutazione, la misurazione, la verifica, che sia contabile o che sia tecnica nel senso della funzione del geometra, dell'architetto, dell'ingegnere, il non tecnico se può la evita e allora mette in gioco tutte le sue abilità per evitare di preoccuparsi del dato tecnico. Quindi questa analisi va fatta. Non rendiamo più complesso ciò che già semplice non è, altrimenti sul nostro tavolo non sarebbe arrivato. Dopodiché a volte invece mi rendo conto che il dato è davvero indispensabile. Magari non è indispensabile per valutare soluzioni conciliative, è indispensabile per valutare se l'accordo che abbiamo raggiunto si può eseguire. Vi faccio un esempio. Va bene, facciamo che il box non lo tengo né io né te,
Facciamo che mettiamo dentro una di quelle piattaforme che consentono di infilare due macchine e io utilizzo quella sopra, tu utilizzi quella sopra. Quella sopra crea disagio, mi dai 30 euro al mese per il disagio che mi crea. E abbiamo trovato un accordo. Sì, ma si può installare la piattaforma? Perché magari per altezze, per questioni legate... Allora io l'accordo l'ho trovato, ho bisogno della valutazione tecnica per vedere se è eseguibile. Oppure io devo addirittura fare la valutazione tecnica per capire se l'accordo era raggiungibile oppure no. Io affido al mio amico Giorgio, che è geometra, la valutazione della trasformabilità di questo ambiente da sala congressi ad abitazione, fondo tutta una certa attività su questo, Giorgio mi dice che non si può.